Salve a tutti i veneratori del Tempio del Sole. Io come sempre sono Manulax e oggi volevo riprovare la mod del moltiplicatore di palloncini. La scorsa volta abbiamo fatto 25, questo giro facciamo 50, raddoppiamo ancora i palloncini e i soldi da mettere. Mettiamo il moltiplicatore a 0.05, a un quarto rispetto a quello che potrebbe darci e comunque credo che siano comunque pochi. Vediamo comunque se riusciamo a battere il primo round. Io direi di andare sulla mappa più lunga e utilizzare, proviamo con Gwendolyn con il suo fuoco, sperando che abbia tanta perforazione, anche se probabilmente gliel'hanno ridotta un po'. Andiamo su tronchi, proviamo su difficile, forse, non lo so, è tutto molto complicato per 50. Mettiamola Gwendolyn per di qua e 50.000 palloncini ci stanno arrivando. Ma forse se riesco ad arrivare a... Ah, perché partiamo già da round 3. Vediamo quanto dura la perforazione per di qua. Ma i soldi comunque no, sono troppi, troppi, troppissimi soldi. Ci serviva un F10 per moltiplicare. Non era per 5, avevo messo... Ah, perché era la virgola, giusto, giusto, giusto. Andiamo a usare la virgola. Adesso che anche abbiamo un pelettino meno soldi. Allora, questa strategia, ve lo dico da subito, sarà molto probabilmente arrivare al raggio della morte, che ha perforazione infinita. È riuscito a distruggere tutto quanto. Possiamo mettere una barchetta, 5... No, perché abbiamo veramente pochi soldi. No, bisogna partire almeno da un paio di round in meno. Partiamo dal round 1, quindi mettiamoci in modalità media prima. Magari ce la facciamo. Sono tanti, tantissimi. I soldi... Oh, quasi fatti tutti. Se avessimo anche un muro di fuoco, non sarebbe male. E adesso quando fanno un secondo giro, dovremmo provare a distruggerli tutti. Sfortuna che non si incrociano più volte. Però ce l'abbiamo fatta. Però a 300 mi sa che non basta sto giro. Dobbiamo utilizzarla più spesso possibile. Sa però che abbiamo perso. No. No, no, no. Vorrei una mappa che si incrociano un po' più volte. Mappa come Cubismo, che c'è un buon punto centrale dove si girano un po' più di volte. Come sempre è difficilissimo iniziare. Ma riprendi qua che gli cambio l'attacco in vari punti. Allora qui magari mettiamogli il punto di attacco per di qui. Così facciamo un doppio giro. Bisogna vedere se riesce ad avere abbastanza perforazione da far fuori tutto. Ok, con un solo cocktail siamo riusciti a far fuori tutto. Non so se tenermi i soldi per fare... per vedere qualcosa in più. Questo giro magari sarebbe buona cosa provare a metterlo per di qua il cocktail. Se ce la fa. No, non ce la fa mica a far fuori tutto quanto, sfortunatamente. Che aveva tanta perforazione. Proviamo con un alchimista, dovrebbe avere comunque buona perforazione. No, ho sbagliato, non dovevo metterlo di là. Semplicemente questo errore mi ha fatto perdere tutte le vite. Maledizione. Allora, provare l'alchimista, quello sì. Butta, 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 butta. Fa 15 di perforazione ogni volta. Se ce la fa, metterlo di qua. Non so se abbiamo abbastanza vite. Sì, pochissime, pochissimo, ma sì. Allora, questo qua aspettiamo che magari faccia un secondo giro. Insieme ai palloncini blu, sì. Bellissimo qua. Ci arriviamo così fatto, distruggere tutto. Bello, 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 bello. Sempre, sempre dubbioso su cosa mettere, dove mettere. Perché qui super acido dissolvono ancora più rapidamente. Qui va bene. Copriamo un po' qua i palloncini. Il problema è che ci sono veramente troppi. No. Qua quanti soldi abbiamo? Ne abbiamo 600. 800. Se provo a vendere questo, è un muro di fuoco. E rimettiamo il moltiplicatore a 0.05. Comunque pochissimi soldi. Vediamo quanto riesce a far fuori. E se possibile magari proviamo a rimettere anche Gwendolyn.
Magia potente? Riesci a fare un po' di più? No, tutti i palloncini blu sono scappati, malissimo. Il ghiaccio dovrebbe avere tanta perforazione, quindi mettiamola lì. Va bene lì, vai. No, il ghiaccio non mi piace in questa posizione, nel caso proviamo a metterla per di qua. Così distribuisce un pletto meglio i danni in giro. Vediamo se un doppio giro di palloncini blu riesce a farli fuori. Attacca più rapidamente. Riusciremo mai? Riuscisse arrivare al druido della quercia, però si potrebbe provare per per un sacco di soldi in più. Vediamo se riusciamo a superare questo macigno di rossi e vediamo. Prova a rimetterlo qui, butta il fuoco, livello 4 di nuovo, dobbiamo riuscire ad arrivare a 1050, sarebbe bella cosa, però ce ne sono veramente troppi. Troppi palloncini, 1050. Se dovessi vendere questo, però ce la dovrei fare. Dammi uno. Dammi questo. E 0,05. No, sono arrivati troppi soldi. Nonostante, non riesco comunque a fermarli tutti. Un po' spine coriace. Devo cercare di fare molti più danni sui palloncini blu. Però ne fanno veramente pochi. Questo mi dà fastidio. Quanti palloncini blu. Proviamo a ricominciare magari con un, piuttosto che un quarto, un po' di più di soldini, 0,08. Quel pochino in più di soldi mi servirebbe, tanto per riuscirci a mettere qualcosina, perché è veramente dura e non mi piace attualmente quanto dura. Dovrebbero arrivare un po' più di soldi. Questo mi potrebbe permettere di forse mettere il druido come volevo io, senza grossi problemi. Butto il cocktail. Un po' di quercia. Riesco a rimettere un altro di qua. Vediamo se riesco. Lo devo mettere qua di nuovo. Oddio quanto corrono. Dai, butta. 1050. Più velocemente. Dai, più soldi. Prendi qualcosina. Ok. Sembra che ce la facciamo già di più. Vorrei però dono della giungla a sto punto. Nonostante tutto facciamo grossa fatica. 4950 per il doppio delle cose è tantissimo. Ok. Riusciamo a gestircela già meglio. Abbiamo già un po' più di soldi. Non so se siano comunque troppi. Proviamo a rimettere di nuovo 0,05. Un quarto rispetto a tutti i soldi. Perché col druido sembra che ce la gestiamo. Poi anche dono della giungla. Bene bene. E so che comunque questa storia non durerà per molto. Quindi partiamo già con cannone laser. Mi serve riuscire a distruggere tutto quanto, che sarà grosso. Vorrei metterlo un po' più indietro. Lo rivendiamo e lo mettiamo più qua. Non so come mai questo qua riesca a fare tutto quanto. Mi sembra un po' eccessivo. Però finché ce la facciamo, ce la facciamo. Che un quarto di soldi siano comunque un po' tanto. Potrebbero essersi un po' tanto un quarto di soldi attualmente. Quindi mettiamo a un quarantesimo i soldi. Bisogna andare un po' ad occhio, perché è difficile riuscire a gestircela tutto. Comunque sono 50 palloncini in più. Questo qua sembra quanti danni che fa. Ha veramente una perforazione infinita. Allora, sicuramente lo spirito della foresta non ha tanta perforazione, ma non sufficiente per far tutto. Anche questo qua iniziano già ad avere i primi problemi. 50 palloncini mimetici verdi. Soldi comunque veramente pochi. Abbiamo qualcosa contro il piombo? Io se vorressi fare uno cheating assurdo e mettere piombo d'oro. Ah, perché sto qua lo toglie, no? No, voglio tanti soldi. Via, amico. Voglio tanti soldi. Ho perso tutto perché ho buttato via
Il mio unico che faceva danni, vero? Mi serve ancora perché è comunque al round 28 il prossimo. La piombo d'oro, sì, voglio tutti i soldi che mi fa. Ne hai fatti di soldini? Pochi, dici? 50, sì. Poi lui non gli attaccava più. Attacca il più forte sempre. Fammi... Ah, comunque ci sono anche grandissime andate qua i soldi. Tantissimi, ma pochi. Ma pochi comunque. I rigeneranti. Fortunatamente ci sono questo qua. Dove la giungla mi sta salvando. 11.100, super il laser. Abbiamo problemi con i viola, sì, ma... vedremo successivamente. Come sostituire con il viola mi servirebbe da distruggere con il villaggio. Perché comunque adesso dobbiamo aspettare gli 80.000. I problemi sono adesso i mob. Non abbiamo niente contro i mob. Diciamo che tra tutte queste cose, tutte le torri ci servono. Ok, l'alchimista è stato messo lì tanto per divertimento, per cercare di far soldi, ma non fa soldi. Male malissimo comunque. Non mi aspettavo facesse un po' di più. È bloccato lì, però non mi fa mica... Ah sì, me lo fa, però ce ne sono veramente tanti. Un altro fuoco di Gwendalyn. Mimetico, ci sta riuscendo solo lui. Chi è che fa più danni adesso? Questo qua alla fine c'è anche lui una perforazione limitata. Come vediamo, non riesce mica a far fuori tutto quanto. Quindi bisogna aspettare per forza 80.000. Oi. Inizia ad essere complicato comunque. Ovviamente ce la facciamo semplicemente grazie al druido della giungla, che fa tantissimo. Ceramica, lo stesso. 50 mob, sarà divertente. C'era qualcosa per far fuori mob. Oddio, quanti sono troppi? Sono troppi. I rigeneranti. E dipende tutto. Ok, il druido stranamente ce l'ha fatta. E tutti questi qua adesso? 50 mob fatti abbastanza facile. Ancora non capisco bene chi è che ha fatto tutti questi danni. Riusciamo ad andare veloce fino al round. Credo che non abbiamo 80 qua. Che storie. Il mimetico se la gestisce anche da solo. Più o meno. Non ho assolutamente capito come fa ad avere così tanta. Quante vite sono? Sono troppe vite. Abbiamo 24.000 comunque. Non so sottomarino quanti danni riesca a fare. Ha sulla quarantina di danni, ma non tantissimi. Sì, Gwendalyn, adios. Beh, quasi ha fermato tanto, ma non tutto. Forse con 32.000 con energizzante potrebbe farcela di più. Gwendalyn, quando è che arrivi a livello 10? Mi servirebbe veramente quello tuo di fuoco che riesce a far fuori tutto. Questo qua invece... Vabbè, fortunatamente abbiamo il reattore che toglie il mimetico. Però ce la siamo troppo in ritardo. O ce la facciamo lo stesso. Uno mimetico passato, così. Dal nulla. Quanti sono? Sono troppi, decisamente troppi. Gwendalyn, non sei ancora a livello 10? Dai! Guarda, il sommergibile adesso? Il sommergibile adesso sembra che non faccia passare più niente. Mi ha dato tantissimo la perforazione. Ho tantissimo i danni. Ok, il sommergibile... Non la stavo neanche calcolando come torre, però. Riesce a far fuori praticamente tutto. Dai. Ce la facciamo. Sembra che qua comunque sia un muro di reattore che non faccia passare niente. Altri 50 mob. Sembra che qua comunque il raggio della morte riesca a gestirseli tutti. Il raggio della morte sta recuperando molto. Wendell comunque pochissimo. 11 dollari per un altro. Il reattore mi sorprende. Non ho mai letto quanta perforazione ci abbia lui.
sicuramente non infinita, però adesso ho finalmente anche le cose qui. Per i palloncini per il sommergibile non sono assolutamente un problema. Regeneranti, vabbè, con il druido che ci pensa lui non è un problema. Riesci a fare tanti danni anche ai mob. Tantissima roba. Ma il sottomarino è MVP attualmente. Dopo rimane solo il raggio della morte per verificare effettivamente se... Ma come fanno a distruggere tutto? E tra poco c'è anche il round 63. Tanta troppa roba. Poi si mettono qua il druido insieme al sottomarino. Il sottomarino toglie il primo mimetico, il druido poi mette le spine. E continuano a fare tantissimi danni per di qua. Fuoco di Gwendolyn ce l'ha fatta, sì, ok, grazie fuoco. Non so neanche se mettere qua il druid, l'alchimista, a fare un po' più di soldi, ma credo che non servano. Iniziamo ad avere problemi a round 58, perché sono troppi mob. Per esserci tanti mob sono tanti. Io utilizzerei un fuoco. Sì, utilizziamo un fuoco, dai. Dovrebbe riuscire a far fuori almeno tutti i mob e poi i palloncini riusciamo a farli fuori. Allora, round 59 con 64.000. Com'è lag così tanto? Non mi piace per niente. Ok, 60, 50 BFB. Utilizziamo una granata, tanto per. E qui ipotizzo che il sottomarino ce la debba fare. Fantastico. Non è questa la nostra finale, però. Sì, decisamente il druido non è una torre che dobbiamo togliere mai, sennò tutti sti rigeneranti li perdiamo tutti. Mancano altri 10.000 per riuscire ad arrivare al raggio della morte. Mi sarei aspettato di farcela un po' prima ad avere il raggio della morte, però non ce la facciamo prima. Su, dai. Finisce veramente la perforazione. Vediamo qua il vero MVP del momento. Servirebbe veramente un altro cocktail qua. Veramente adesso. Cocktail adesso. Adesso. Dipende se il sottomarino riesce a distruggere i viola. Sì, riesce a distruggere i viola. E sti mob fortificati? C'erano anche prima? Questo qua non ce la fa più. Mob fortificati, credo che abbiamo grossi problemi. Proviamo a utilizzare un altro fuoco. Se riesce ad arrivare in tempo. Fuoco. Oh. Forse se vendo tutte queste cose qua a un prezzo normale. Ok, abbiamo 80.000 giusto per il raggio della morte. Che quindi dovrebbe risolverci la maggior parte dei problemi. Mettiamo comunque di nuovo questo. E con il raggio della morte adesso non credo che abbiamo più grossi problemi. E vorrei provare a rifarmare. Te mettiti lì. E voglio provare a farmare soldi con a fare scimmieschi. Queste cose qua. Raggio della morte dovrebbe stare a fare tantissimo. Tutti i danni perché la perforazione è praticamente infinita. Bisogna solo vedere successivamente si riesce a far fuori effettivamente tutte quante le... Vedo anche ampio raggio tamburi della giungla. Vediamo qua i danni. La Gwendolyn sta salendo di livello. Dovrebbe essere facile. Sarebbe da potenziare il raggio della morte? Si può potenziare il raggio della morte? Credo di sì. Quindi, visto che la mia unica salvezza, che credo che sia il raggio della morte, io gli metto tutto su di lui. Appunto tutto su di lui, 60.000 su raggio della morte per provargli a fare effettivamente tutti i danni. Metto anche l'alchimista, l'ingegnere, il cecchino per quel che potrebbe servire. Raggio della morte veramente non passa più niente, diventa come se fossero round normali. E vediamo i danni. Vediamolo qua, 11 milioni. Tutti i danni.
è comunque una linea lunghissima. Mettiamo anche l'ingegnere con overclockalo e ti metto anche il robettino per tenergli sempre l'overclock attivo. Soldi stanno arrivando. Giusti o tantini? Tantini soldini stanno arrivando. 82.000 per ultra potenziato. Ma effettivamente gli altri ha senso poter utilizzare. No, decisamente la colla sì, perché è un'abilità che comunque ricopre tutto quanto. Una colla con l'abilità che ricopre tutto quanto, qualunque cosa sia. Il problema è che le altre abilità, tipo il cecchino e il ghiaccio, hanno una perforazione limitata. Però ci proviamo lo stesso. È diventato 21 milioni di danni, 10 volte la modalità scimpanzé. Semplicemente perché è l'unico che ha perforazione infinita. Il prossimo giro che ce n'è 100 sarà sicuramente nuovamente la mia scelta. Difficilissimo come sempre iniziare, poi quando arrivi è tutto molto più facile. Il gioco vedo che lagga un po'. Questo qua ha i soldi per farlo, ma ho bazzoppato. Dammi anche la scimmia di ghiaccio nel caso mai arrivasse per di qua. Abbiamo praticamente tutte le torri che possono permettere di potenziare. Questo qua è ultra potenziato per 10, quasi. 50 bed potrebbe essere un problema. Il problema finale diventa semplicemente quando arriva a... Oltre qua non vanno, Oltre a tutto il lag. Il problema dipende semplicemente dai bed. I bed che una volta raggiunto i danni massimi che potrebbe fare il raggio della morte, lui è finita. Però abbiamo messo delle torri che gli potenziano i danni, quindi... Abbiamo anche sottomarino per aumentargli la velocità di ritorno delle abilità. Vediamo qua di DT che ci provano. In base potremmo arrivare anche molto molto in là. I soldi ne stanno arrivando un po' troppi, credo di sì. Quindi proviamo a metterlo 0,005. Dimezziamo ancora. Comunque stanno arrivando troppi. 0,001. Un decimo rispetto a quello che stavamo prendendo. Vediamo che adesso i soldi sono... è che sono solo palloncini. Però ad ogni palloncino un dollaro. Veramente non sono arrivato in niente, arrivato fino a qua. Vabbè, non che me lo aspettassi. 60 milioni di danni. Fa tipo 1-2 milioni di danni a round. Voglio vedere a round 98 per quel poco che si può vedere. Che ipoteticamente... secondo me ci fa sfondare i 100 milioni di danni. Al gioco non piace. 50 zombie god fortificati sono quelli che sono arrivati più avanti di tutti e siamo a 73 milioni. Vediamo quanti soldi, quanti danni ci fa fare il round 98. Per 50 solitamente non ci fa fare un milione, però quasi. Su 25 milioni secondo me arriviamo, dai, sui 95. 95 milioni sono qui. Mamma mia, quanti. No, siamo arrivati sugli 88. Quindi sui 15 milioni sono stati solo lì. I diti fortificati hanno provato ad andare avanti. E bed fortificato dipende tutto da lui. Lui ci prova a fargli fare più danni possibili. Però ce la sta anche facendo. Tanta strada e tanto lag. Grazie per lo spara bombe. È già arrivato il livello massimo con i danni, perfetto. Quindi io, allora, gli unici round problematici sono quelli dove ci sono i bed. Quindi io molto facilmente andiamo avanti di una decina di round, perché alla fine, cioè, anche se li mandi tutti quanti addosso non ce la fa mica, non ha alcun problema. Tendono a fare tanta strada, ma niente, gli buttiamo anche round 119, che tanto. Puoi buttargliene anche tutti quanti e il raggio della morte non ha alcun problema. Sono tantini. Sono un po' tantini. Adesso che sono rimasti solo bad normali. Ce la fa? Ce la farà? Tu devi distruggerli adesso. Non ce la fa. Non ce la fa. Sicuramente a 140 muore. Malissimo.
fino a qui ce la fa. Ok. Su. O servirebbe qualcosa un po' per aiutare contro i bad, però. Sono tantissimi. O si prende un med. Qualcosa che di base abbiamo anche pochissimi soldi per farlo. Ok, ne diamo di un'altra decina di round, che tanto non gli cambia niente. Vediamo i DDT. Fanno molta più strada. Che corrono molto più velocemente, aumentano la vita e i danni da fare, quindi tanta roba. Però raggio della morte, come sempre, ce la fa. E andiamo direttamente anche contro i bad fortificati, che non ce la faremo. L'unica cosa che mi potrebbe venire in mente da fare è un med, che dovrebbe riuscire a farcela. Comunque ha tanta perforazione. Tanta perforazione, non tanta, perché tutta l'abilità la viene ciucciata. Dai, quanti sono? Sono troppi. E questa è la sfortuna di non avere tante torri che abbiano perforazione infinita. Perché puoi provare tutto, ma a un certo punto il gioco dice nope. Raggio della morte ormai. Se passa dietro il raggio della morte è finita. Yeah. Proviamo fin da subito. O cosa si potrebbe provare un po' di più? Magari una gang di druidi. Vorrei vedere con l'avatar dell'ira com'è. Vediamo, questo qua è già super mega iper arrabbiato. E anzi, fermati un attimo. Voglio che mi overclocchi lui. Ha bisogno. Talmente l'overclock sull'avatar dell'ira. Quanti danni sta facendo? Non tantissimi. Sta finendo tutta la perforazione. Quindi perforazione minore di 50. Siamo a per 3, ma non a per massimo, quindi vorrei provare. Stai fermo un attimo, senza farmi ricostruire tutto al round 100.000. 3, 4, 5. Voglio che sia veramente potenziato al massimo per quel che si vuole. Ok, siamo a per 10. E adesso torniamo alla round 140. Vediamo adesso potenziato al meglio se ce la facciamo. Su, vai. Ha fatto molti più danni rispetto a prima, praticamente il doppio, perché prima era finito a 400.000, adesso siamo già a praticamente il doppio. Bisogna vedere se riesce a far danni a tutti quanti contemporaneamente oppure no. Dai, avatar dell'ira, su. Siamo più o meno con la stessa situazione di prima, però vedo che più bad vengono distrutti. Nope. No, non ce la fanno. E va bene, questa è la fine del moltiplicatore per 50, dove il raggio della morte regna sovrano. Altri che hanno fatto tanti danni, no. Comunque anche il sommergibile, tanta roba, non me l'aspettavo mica. Quindi, prossimo giro per 100. Prossimo giro veramente rischiamo di far esplodere il PC, perché sto giro qua era per trovare l'attore più potente e sapevo già che era il raggio della morte. Prossimo giro. Il raggio della morte bisognerà sicuramente utilizzarlo, bisognerà vedere se il PC regge. Solo questo. Se volete vedere il prossimo episodio, mi raccomando, lasciate mi piace e scrivetemi se mi sto dimenticando qualche altra torre che potrebbe essere potentissima da utilizzare in questa modalità con i moltiplicatore di palloncini. Per il momento, grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti. Scimmie e torri, un mix perfetto, fluttuando sull'aria scoppia i blunt. Manulax è il maestro con stile unico, gioca BTD6 come nessun altro sa fare.